il ragionier Fantozzi oggi voterebbe sicuramente Lega Nord. E poi ha detto, però io mi arrabbio quando vedo che rimandiamo a casa gli immigrati. Quindi lei è la scissione no, di Italia. No, non mi arrabbio, no, adesso le dico, il mio istinto è pari al suo, è della signora che io conosco. La Santanchè e Salvini. La conosco da quando era una... Da quando era una magnifica, bellissima... No, cioè non è più neanche lei magnifica e bellissima? No, 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 lei è soprattutto una donna molto importante, però è diventata una politica arrabbiata per di più. No? Ma a parte questo, dico io sono molto grato a voi che volete liberarci di questo problema, perché vede, istintualmente io vorrei liberarmi di tutti i fastidi, di invasioni, di gente che ha una cultura purtroppo di gran lunga inferiore alla nostra. E quindi è molto comodo sbatterli fuori, è molto comodo, io sono d'accordo, però vede, io cerco disperatamente, non essendo cattolico, di essere cristiano e dico, ma siamo sicuri che poi alla fin fine ce la faremo? No, io penso di no. Non ce la faremo a cacciarli, dice. No, non a cacciarli, non ce la faremo a rinunciare a quelli che hanno veramente fame. È vero che lei ha detto, li trattiamo come i cani e io ho pietà dei cani. Io ho molta pietà dei cani, però a questo punto bisognerebbe anche liberarsi di tutto quello che può dare fastidio. Guardi, gli anziani si potrebbero eliminare facilmente, non so come, i mutilati, i ciechi, gli storpi, i malati di mente, tutto quello in più che dà fastidio alla nostra cultura bisognerebbe... A me dà fastidio quelli che si occupano solo degli extracomunitari, ignorano anziani, storpi, malati, bravo, italiani che non sì. riescono ad arrivare alla fine del mese. No, non ho capito cosa ha detto. E naturalmente detto che... anche padani che non arrivano alla fine. No, non mi scusi, dottore. Perché c'è un po' la moda di occuparsi anche di associazioni che si chiamano caritatevoli e che sì. quando vedono un povero, che però purtroppo è solo italiano, se ne fottono. Ma non è così. Sì, vero, in gran parte sì. Perché preferiscono prendere soldi a gogo dai milenti che finanziano l'assistenzialismo agli immigrati. Io volevo solo dire non che... Non troppo trasparenti. Io volevo dire che... Voglio dire, perché? La Cina un bel momento ha sentito la spinta terribile della Mongolia, che era molto, e hanno costruito addirittura una cosa mostruosa. Magnifica, la muraglia. Cosa hanno costruito? Forse la cosa più incredibile, la grande muraglia. Però non ce l'hanno fatta. Cioè io sono dell'avviso che anche il grande impero romano, dopo 2000 anni, è stato invaso dalla fame di quelli che avevano più fame. Veramente la grande muraglia ha resistito. Beh, è una contesa storica interessante. No. Solo una cosa, ci spiega, avevamo lasciato Fantozzi, diciamo, nel suo mondo prima della Rio. Com'è che Fantozzi è passato alla Lega? Perché questa No, dico questo perché gli fa comodo, perché lui ha un livello culturale medio-basso, quindi è egoista. Non dica così, non insulti la sua creatura. No, non la insulto assolutamente, dico che io appartengo alla gente. Ho fatto una premessa, ho detto che io sono ben felice, poi alla fin fine, anche se lo nascondo, di liberarmi di tutti i pericoli che questo tipo di invasione di ex comunitari, di gente di una cultura inferiore alla nostra comporta. Però è molto difficile nel tempo liberarsi di questo problema, quindi mi sembra che esagerare, forse è meglio pensare a un tipo di integrazione. Maria... Sa qual è il rischio vero? Il rischio vero è che noi adesso li rimandiamo indietro, ma fra un po' di anni la nostra Marina Militare gli sparerà contro, perché è l'unico modo. Ma se c'è un popolo che ha cercato e cerca di integrare, è il nostro popolo. Ma io credo che ci sia... Mi fermo un attimo, quella scritta un po' provocatoria. Dice il nostro è un popolo assolutamente immune da razzismo. C'è qualcuno che vuole farne diventare? Sì, sa perché? No. Prima di entrare in questo mondo voglio far vedere, molti diranno, ma Villaggio è un comico? No, Villaggio è un comico, da molto tempo, un attore italiano, ha una coscienza civile, e noi abbiamo recuperato negli archivi del passato un suo appello elettorale di tantissimi anni fa. Guardate che impressione di vederlo oggi. Scusatemi se oggi forse, anche se sono vestito da clown, lo vedete, sto facendo un film comico, questo è il mio mestiere, fare il clown, oggi il clown non vi farà ridere, anche se molti in questi giorni, moltissimi anche, illustri, grandi giornalisti mi hanno scritto, tu non
che non mi hai mai fatto ridere questa volta con questa scelta. Con questa scelta un po' bizzarra, donchisciottesca, mi hai fatto morire di risate. Beh, se come temono molti io avessi avuto nel mirino con questa scelta di far parlare di me e di promozionare il Clown Villaggio, avrei scelto forse partiti di potere. E beh, è la DC che ha epurato sì il fascismo, ma restaurato poi il fascismo, stesse leggi, codice Rocco, eccetera, sarebbe stato il partito dal quale aver tratto più vantaggi. Avrei potuto continuare a militare nelle file del PC. Io non ho mai militato, ho sempre votato, civilmente, con molta fedeltà. Poche ore prima della chiusura delle liste sono andato a trovare uno strano gruppo di proto-cristiani in una specie di topaia in via Farini, alla sede di Democrazia Proletaria. E per la prima volta mi sono trovato di fronte a un vero gruppo, una piccola setta illuminata da uno spirito che da molti anni, da molti secoli in Italia manca. E con questo vi abbraccio tutti, cristianamente anche. Vi abbraccio tutti cristianamente. No, volevamo far vedere che... cosa diceva questo giovanotto? Ah, questo giovanotto... Ha visto come il tempo deturpa... È un partito che non esiste più, sì. È un partito che non esiste più, Villaggio. Sì. Valeva no, 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 fare... no, non capivo il messaggio, ecco. Era la setta, la era setta. Era perfetta, cosa dicevo, ecco, in fondo? Che bisognava votare Democrazia Proletaria... Perché siamo cristiani. Perché sono una setta di persone che credono ancora a quello che fanno. Sì, vabbè, ma non è vero quello che non c'è.